Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti nel mio secondo canale. Mi raccomando, iscrivetevi anche a questo canale se ancora non siete iscritti, perché qua carico tutte le mie ricettine sane e leggere per stare in forma, i video cosa mangio un giorno, gli acquisti bio al supermercato, tante cose belle e buone. E oggi siamo nella mia cucina per fare un nuovo video cosa mangio in un giorno. Se vi piacciono questi video fatemelo capire con tanti like e tanti bei commenti, così io li faccio periodicamente, tipo molto spesso. E adesso vi volevo fare il video cosa mangio della mia nuova dieta e mio nuovo piano alimentare che vi avevo accennato. Cioè praticamente non è una dieta ipocalorica, è semplicemente una dieta per stare in forma, perché come me si allena, quindi per io vado in palestra, quindi faccio bodybuilding e quindi devo mettere massa muscolare nei punti giusti, ossia il culo. I punti giusti ho messo il culo, poi le braccia, i muscoli, le gambe, però soprattutto il culo. E però questa dieta a me mi ha aiutato tantissimo, oltre a far crescere il culo che lo avevo molto piccolo e le gambe molto secche, mi ha aiutato tantissimo ad avere la pancia piatta, quindi ad a far uscire fuori gli addominali, che come sapete comunque è molto difficile. Non che io abbia gli addominali, attenzione, specifichiamo, sono sempre sfigata e quindi non... però comunque rispetto a prima sono usciti fuori tantissimo e veramente ho avuto dei risultati ottimi, e che me l'ha fatta il mio istruttore in palestra, che io all'inizio non ci credevo, però veramente l'ho fatta e già dopo qualche settimana ho avuto risultati. Voi ovviamente ragazze, mi raccomando, io ho fatto questo video per darvi dei consigli, perché voi li date a me o li do a voi, però affidatevi a una persona competente come ho fatto io, che vi può seguire, può fare una dieta, un'alimentazione specifica al vostro, alle vostre esigenze, quindi quelle, i grammi, le cose sono tutti soggettivi. Io non sono una persona che ama contare le calorie, mettermi a fare, quindi preferisco farmi consigliare da qualcuno, perché non uso le app, le cose per contare le calorie, non l'ho mai fatto, quindi già di mio comunque mangio sano. E diciamo con questa qua però mi sto trovando bene, perché ho le quantità giuste di pasta, riso, ad esempio pollo eccetera. Quindi iniziamo subito. Capupi, che c'è? Che c'è? Iniziamo subito dalla colazione. Io oggi mangio degli albumi che ho fatto strapazzati, diciamo, mi piace tantissimo. Questa è una cosa che mi fa alzare la mattina, perché veramente adoro questa colazione follemente. Poi ci metto un po' di truvia, infatti ho appena messo un po' di truvia per dolcificare, un po' di cannella e del burro d'arachidi. Ma guardate ragazze, è un paradiso, io l'adoro troppo. E poi bevo sempre una spremuta d'arancia. Come sapete sono fanatica delle arance bio del mio orticello, del mio alberello che mi dà mio padre, quindi ogni giorno bevo la spremuta d'arancia che fa tanto bene. Adoro follemente questa colazione. Questo è caldo, quindi poi tutto il burro d'arachidi si scioglie, diventa buonissimo. Yummy! Ecco pronto il mio spuntino. Lo vuoi tu il mio spuntino? Mamma mia! Allora ragazze, io faccio 6 pasti al giorno, quindi faccio anche uno spuntino fra la colazione e il pranzo, che in questo caso è ovviamente proteico. Perché se non l'aveste capito, questa è una dieta da bodybuilder girl. Bodybuilder girl, ok, non ce la posso fare. Comunque qua sono il tacchino con un po' di noci, quindi fonti di grassi buoni, sale e pepe, ed è buonissimo. Potete fare così con le noci anche il pollo. Eccoci al pranzo appena preparato e ancora fumante. Questa dieta, ovvero questo piano alimentare, cambia un po' in base ai giorni, cioè se mi alleno, se non mi alleno cambia completamente. Quindi adesso vi sto facendo vedere il giorno in cui mi alleno, quindi oggi. Poi vi farò casomai un altro in cui non mi alleno, ad esempio a pranzo mangio completamente altre cose, quindi varia, è proprio una cosa fatta così, che quando ti alleni e quando non ti alleni sono due cose diverse. E allora oggi mangio
cioè ogni quasi ogni giorno cambia, perché se me li risumerai poi il sabato e la domenica anche è diversa, quindi vabbè. Comunque oggi non sarà lo stesso di domani, insomma, per farvi capire. E mangio questi burger di pollo abbondante, quindi abbondante pollo, e poi mangio, saranno tipo 350 grammi in tutto di proteine di pollo, e poi e verdure anche abbondantissime, scarole, i peperoni e una grande insalatona con finocchi che sono detox, quindi ottimi. E vado a usate le spezie, mi raccomando, qua ho messo sui peperoni, ho messo l'origano ad esempio, un po' di pepe, i capperi, poi qua limone, metterò anche il tabasco, anche un po' di salsa di soia, provatela sull'insalata, viene buonissimo, un po' di tabasco, ovviamente tutto condito con il sale rosa dell'Himalaya. Adesso andrò a mettere un bel cucchiaio d'olio a crudo, perché come sapete io non lo metto mai in cottura per farlo sano, ma lo metto sempre alla fine. Questa è una cosa proprio mia, diciamo, non è per dimagrire, è proprio per un fatto sano, che non mi piace farlo soffriggere l'olio. Questo è olio bio buono, spremuto a freddo, guardate che meraviglia, top. Ok, sull'insalata. E adesso è accaduto anche sulla tovaglietta. Buon appetito. E tu? Anche tu? Sì. Anche tu? Anche tu? Ok ragazzi, siamo arrivati al mio quarto pasto, che è precisamente lo spuntino pre-workout, e mi mangio il prosciutto crudo semplicemente perché la bresaola è troppo salata e non la reggo, in periodo che non la reggo, quindi preferisco mangiare il crudo e togliere tutto il grasso. Adesso inizierà la mia operazione di sgrassamento prosciutto crudo, accompagnato dalle noci come fonte grassa, appunto, quindi crudo più noci, che lo sapete ormai è il mio must, ve l'ho fatto vedere anche in alcuni vlog sul mio primo canale, adoro troppo, ma andava bene anche le mandorle con la bresaola. Per cena ho messo questa qua, perché mi mancavano i pomodorini freschi, quindi ho usato questi qua in barattolo, che comunque sono molto buoni, e l'ho messi qua dentro. Come sapete non faccio soffriggere olio, lo metto poi a crudo dopo, farò una pennetta al pomodoro, quindi semplicissimo, pomodoro e basilico. E qua mi sono preparata, prima di andare in palestra, mi sono preparata due spigole, e quindi abbondiamo con le proteine, perché poi togliendo le spine e tutto così devo mangiare abbondanti proteine, e quindi mi mangerò tutte e due spigole, piano piano le mangerò, e se non ce la faccio ne do un po' a pupi. Amori, Titi, lo vuoi un po' di spigoletta? Se non ce la faccio la do un po' a lei, e lei è contentissima, le fa tanto bene. Come pennette farò queste qua, che sono integrali e sono quelle là del discount all'MD, se non mi sbaglio, c'è Vivo Meglio. Comunque vado a pesare la mia pasta. Ok, circa 100 grammi. Voilà ragazzi, la mia cena è pronta, mi sono fatta questo bel piattone fumante con abbondante peperoncino ovviamente, e tutto salato col sale rosa dell'Himalaya ovviamente, e adesso ci andrò a mettere l'olio a crudo, poi una grande insalatona mista dove dentro c'è rucola, lattuga, cetrioli, radicchio, questi qua, i ravanelli e le carotine. E qua guardate, c'è un piattone enorme di spigola, cioè le due spigole le ho pulite tutte, ho fatto una faticata, le ho pulite tutte. Sì amore, sì, un po' anche a te, ragione. Praticamente io non so se ve l'ho detto prima, ma forse secondo me mi sono dimenticata, nella pancia della spigola io la metto, ci metto il prezzemolo, aglio, aspetta mamma, e il rosmarino, e viene molto molto saporita, e poi semplicemente la metto nella carta argentata, amore che c'è, e la metto nel forno, viene molto succosa, per niente secca, e poi non si sporca nulla praticamente, quindi poi dopo la pulisco e adesso mangio tutto. Buon appetito. Proteine, le verdure e i carboidrati, c'è proprio tutto, a mamma dobbiamo solo mangiare, ciao. Arrivata allo snack pre nanna,
Io mangio lo yogurt, in particolare adesso mangio questo, lo Skyr, non so se sia Skyr, non so come si legga, che ho comprato all'Lidl, come sapete, se avete visto il video con tutti gli acquisti che ho fatto all'Lidl, che ho caricato proprio su questo canale qualche giorno fa, tra cui c'era anche questo che è una novità. È molto ricco di proteine, comunque un'alternativa yogurt greco, cioè di solito mangio lo yogurt greco, quello classico, il Total Zero, lo sapete, quindi però oggi avevo questo e mangio questo, vanno bene entrambi. E ci ho messo la mia cremina al cacao, di cui anche vi ho fatto il video, e un po' di granella di nocciole, di solito lo faccio sempre così. E poi però per dolcificare un po' lo yogurt ci metto anche un po' di truvia dentro allo yogurt e lo mescolo, e adesso mi mangio questo bel dessert sano, però sempre un dolcino, no? Buonanotte, mi raccomando, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video, cosa mangio in un giorno, e se ne vorreste altri fatemelo sapere nei commenti. Vi amo, buonanotte, ciao.